Best of 5. No, è sempre Best of 3 anche la Esatto, finale. sì. Comunque, il caricamento di questa mappa, Vestigi Bashir tra i due giocatori dello stesso team, sarà una lotta tra fratelli, per così dire. E vediamo in alto a sinistra col colore giallo da Protoss, dal team Impulse EU, il nostro caro Rick, che si sfiderà contro Helt, il giocatore anche lui dello stesso team, Impulse EU, Terran in verde. Vediamo che build strano ci tirerà fuori stavolta Helt. Eh sì, l'abbiamo visto contro Alphard nella semifinale, Helt, quindi l'abbiamo seguito finora con, dal, credo, quarti di finale in poi, un giocatore molto interessante, anche molto abile, almeno a quello che abbiamo visto un po' verso tutte le razze. Io parlerei un po' anche di qualche suo dettaglio tecnico per quanto riguarda la season, anche se l'ho citato ormai tantissime volte. Conclude la quarta season che si è conclusa qualche giorno fa, in quinta posizione, ovviamente divisione master per lui, 2136 punti per 189 vittorie e 168 sconfitte, insomma un win rate credo che sia di 53 e spiccioli, mentre dall'altra parte per Rick abbiamo anch'esso ovviamente divisione master, tredicesimo in classifica per la quarta season, 1742 punti per 65 vittorie e 51 sconfitte. Vedremo un po' come dicevamo le build per il momento, 13 di supply, ancora nessuna raffineria, attenzione perché potrebbe andare di una One Racks Faster Expand molto fast, perché sarebbe la più fast che ha fatto finora, insomma, di solito fa una build molto variabile, insomma, di solito parte di starta con Alien e Marine, Beh, almeno. niente gas stavolta, quindi Eh potremmo sì. vedere un Warrax FE e poi due gas a 15 o a 19 o 20, chi lo sa. Helt è più o meno imprevedibile. Sì, finora ha sempre cambiato build ogni game, quindi insomma sempre interessante vedere cosa propone. Comunque la sua, tra virgolette, build main mi pare consista in 5 racks, 2 fabbriche e uno spazioporto, che l'ha utilizzato in uno dei game che io gli ho visto fare molto molto spesso, quindi deve essere una delle sue build preferite, più versatile verso tutti i game, con un'apertura di Alien e Marine, successivamente anche di tank per difesa o o delle mine. E in questo momento invece Rick sta andando di una, credo, War Gate Fast Expand, anche perché ha preso soltanto un gas e sta comunque accumulando minerali. Va ora con la prova a vedere appunto se ci sono depot birichini o comunque un SCV. Invece ha controllato con l'SCV Health la presenza del probe, quindi si ritira perché sa che il suo avversario sta per andare di gate, almeno così si di, scusate, di Nexus, così si immagina. Infatti arriva subito il Nexus One Gate Fast Expand per Rick, e stessa cosa come dicevamo, Warax Fast Expand Solo che al per posto del Health. gate c'è l'Arax, Eh sì, appunto. non cambia molto in effetti. E arriva una full bio, 3 racks probabilmente into steam, anche se ancora non c'è nessuna raffineria, quindi non potrà fare lo steam pack né gli add-on molto velocemente. E ora dovrebbe aggiungere due raffinerie e fare un po' il wall style. E infatti arriva subito la prima raffineria a 23 di supply per Helt, mentre ancora l'SCV rientra in base di Rick per scoutare, ma c'è il nucleo della nave madre che non riesce a distruggere l'SCV, che va tranquillamente a scoutare praticamente tutta la base del Protoss. Vede il doppio assimilatore con 3 probe su ciascun punto assimilatore, soltanto un gate per il momento. Arriva la robo, io non sono molto a favore della robo dopo subito il gate, visto che preferisco avere almeno 3 gate per poi fare una robo, ma sarà che non gioco Protoss, sarà che non sono nemmeno il master, quindi diciamo che conta veramente poco quello che dico. Ma ad ogni modo andremo a vedere appunto le unità. Siamo 21 SCV contro 26 probe, il che vuol dire leggero vantaggio per Rick, ma veramente leggero, perché c'è un SCV in campo che vale circa 4 SCV, un muro, scusate, che vale 4 SCV, e arrivano dopo la robo altri 2 gate, quindi 3 gate robo eseguito, insomma con un timing un po' Intanto la differente dal ricerca dello solito. steampack è stata messa in Eh sì. produzione,
Mentre sì, il Tregate Robo, come dicevi di te, caro Urco, no? La vedremo subito, Observe in produzione, poi forse un immortale o forse no, dipende. Di solito skippano l'immortale e mettono subito la tech a Colossi, Protoss. Eh sì, perché comunque all'inizio di solito i Terra vanno sempre Marine Marauder, perché è la cosa che conviene di più con i drop, e dipende insomma un po' da come vanno i due giocatori, come vogliono impostare il game. Comunque arriva la fabbrica per Health, quindi a breve credo o passi a mine, magari un drop di mine, ma mi sembra un po' tardino per fare dei No, danni. O no, semplicemente la fabbrica per fare lo Starport e spazio quindi porto, sì. le medivac dopo. E da quest'altra parte apre, finisce la ricerca del portale dimensionale, apre i gate al minuto 7 e 10 secondi, va a costruire anche dei piloni ovviamente per non essere supply bloccato, soltanto un persecutore e due sentry per Rick. D'altra parte invece abbiamo già un ricco manipolo di marini che potrebbero dare già del fastidio se ci fosse una, almeno una o due medivac per fare dei drop. Infatti arriva subito lo spazioporto, mentre il reattore sulla fabbrica ovviamente per lo switch successivo, mentre entra in campo l'observer di Rick che guarda un po' tutta la build, e credo si vada a posizionare forse qui sulla rampa per vedere appunto le unità in transito. Ma c'è subito la torretta da parte di Elt, che non vede per un pelo l'observer. Si spostano i marine giusto per vedere di andare. Scende con abbassa i depot, quindi forse sta per uscire. Intanto si è wallato Elt con un muro di depot, non è che serva particolarmente contro i Protoss, ma comunque è sempre una cosa buona avere un wall per difendersi, magari con i tank dietro. Lo sa, magari Rick comincia a fare degli zergling. Eh sì, non si sa mai, o magari delle blatte o qualcos'altro. Infatti arriva subito il laboratorio, come saggiamente dicevi tu, ha skippato l'immortale per andare subito a Colossi. In questo momento arriva la produzione del primo colosso, mentre sono stati aggiunti altri tre gate, e in questo momento arriva anche una seconda forgia. Gli upgrade, siamo 0-0. C'era un vantaggio per... No, invece sono più o meno allo stesso punto perché entrambi hanno fatto l'upgrade alla difesa per primo. Mentre arriva la prima espansione per il secondo centro di comando, scusate, per Elt, direttamente qui nell'alloggiamento, nella E Natural. parte per un push tra l'altro Elt che Eh sì. potrebbe fare dei danni, però questo colosso arriverà giusto in tempo e i danni che potrebbe fare Elt saranno completamente annullati. Aggiunge altre due racks al suo build order con lo spazioporto che continua a produrre sempre navette mediche. Fa delle scan per vedere probabilmente la unit composition, vede il colosso e allora decide di ripiegare, perché sa che comunque finché non ci saranno delle Viking avrà veramente poche possibilità di counterare un colosso solo con Marine e Marauder, o almeno rischierà veramente tante unità per buttarlo giù. Non ho visto ancora il Concilio Crepuscolo per la carica degli Zeloti, infatti sta arrivando in questo momento a metà della costruzione, probabilmente arriverà la carica degli Zeloti successivamente. Infatti la build di solito è Zeloti con carica e Colossi per i Protoss, e poi vabbè, HT e Arconti. Va a vedere sulla seconda espansione Elt, sulla seconda espansione di Rick, Elt con il suo esercito di Marine e Marauder e due navette mediche. C'è un'illusione, una felice illusione che si è fermata a un certo punto della mappa, non si sa per fare cosa, ma sta comunque tenendo posizione qua. Va subito slanotata e viene subito annichilita. Ma comunque Rick sta tenendo degli observer sparsi un po' vicino alla sua base, giusto per avere visione delle unità che si avvicinano, con le Torix e Elt Naga. tenterà di droppare con due medivac, ma non credo che faranno di nuovo dei danni perché Rick è molto safe, mette gli stalker sul suo cliff e nel caso si avvicinasse una medivac potrebbe andare ad intercettarla subito, sebbene non abbia ancora il blink, No. ma il Concilio del Crepuscolo è già completato, è già pronto. Arriva con il boost le medivac sulla linea mineraria. Gli stalker non fanno in tempo a muoversi. Sovraccarico fotonico su Nexus per cercare di distruggere immediatamente una delle due navette. Arrivano i persecutori, ma comunque c'è lo steampack per i marine. Carica tutto su una navetta medica, perde la navetta medica, perde anche tutti i marine. Non so E quanti danni perde soprattutto un ha grande fatto. vantaggio che Sì. avrebbe potuto prendere. Eh sì. Quindi Rick ora si trova in un discreto vantaggio, avendo distrutto completamente il drop senza prendere troppi danni. Ha perso due o tre probe, ma non credo che siano abbastanza per Elt per riuscire a reggere questi tre colossi.
Eh sì, comunque gli spazioporti sono diventati due con un reattore ciascuno, le Viking in campo sono già sei, anche se i colossi sono tre, quindi insomma due La terza Viking. Bielta è sempre messa in un punto strano. Sì, preferisce sempre questo punto, secondo me è più esposto rispetto agli attacchi dell'avversario, secondo me di solito si preferisce questo punto, ma vabbè, de gustibus. O magari se lo vuole tenere per la quarta, per essere più sicuro sulla quarta, non lo so. Comunque va a difendere la sua seconda espansione Rick con tutto il suo esercito. Non ha lasciato nessun persecutore sulla base principale, forse è un po' un problema. Butta giù altri 4 gate e l'archivio dei templari, quindi arriveranno a presto, ben presto gli altri templari, quindi probabilmente le Storm. Mentre dall'altra parte non abbiamo ancora nessuna Accademia dei Fantasmi, sono in costruzione soltanto in questo momento la seconda officina bellica è un'armeria, probabilmente per andare anche ad Elbat. Intanto ha pullato anche un buon numero di SCV, probabilmente per tankare il danno degli Non Zeloti. ci sono le Storm, quindi potrebbe essere un vero Sì. problema questo pool di SCV, e queste Viking sono veramente tantissime e distruggeranno tutti i colossi senza troppi problemi. Gli altri templari vengono subito morfati in arconti per distruggere appunto queste Viking. Aspetta che i colossi vengano distrutti per attaccare pure con gli SCV. Gli SCV ora vengono pullati tranquillamente, non ci sono più il danno ad area, rimane solo un arconte che non basterà comunque a contrastare le unità di Health. Se kite indietro questi zeloti avrà la partita vinta. Intanto tre zeloti sono andati ad arrasare, hanno distrutto quasi la terza di Health, che comunque ora verrà forse circondato dalle unità del suo avversario. E invece no, perché vengono atterrate le Viking, quindi la potenza di fuoco è aumentata. Due zeloti a difendere la natura non sono abbastanza, si focussa direttamente sul Nexus e ora dovrà prendere Piaggio. un po' di probe. E ora salirà sicuramente la rampa e disattiverà tutti questi gate distruggendoli o facendo quello che gli pare. Warp a 3, alti templari, morfa subito in Arconti, evidentemente non ha abbastanza energia per lanciare delle Storm, quindi preferisce fare così e arriva il GG da parte di Rick, il primo game appannaggio di Health.